oggi sono qua perché voglio provare, voglio vedere insieme a voi l'aggiornamento nuovo che c'è stato su Fortnite. Se vi ricordate, ragazzi, abbiamo visto insieme Fortnite x Naruto, dove per me, raga, Naruto è il mio anime preferito in assoluto, perciò qualcosa di super mega incredibile per me, ok? Ma devo essere sincero, a questo giro hanno portato una nuova collaborazione, sempre livello anime, tanto lo sapevamo già, ragazzi, che sarebbe successo. E a questo giro, ragazzi, hanno fatto il bundle Dragon Ball. Fortnite x Dragon Ball. Questo per il momento è la collaborazione più figa che abbiano mai fatto quelli di Fortnite, semplicemente perché avendo messo Dragon Ball, uno, vanno a prendere un botto di pubblico, perché Dragon Ball per me è uno degli anime più famosi in generale. Due, hanno messo anche determinate abilità, cosa che quando l'hanno fatto con Naruto, raga, non l'hanno fatto. E questa, raga, è una roba che mi ha super dato fastidio, che quando hanno fatto l'aggiornamento appunto con Dragon Ball, hanno messo la Kamehameha e la nuvola Speedy dentro al gioco come item che si possono utilizzare. Invece quando c'è stato l'aggiornamento di Naruto, non hanno messo nessun item. Potevano mettere la Fireball di Sasuke, un sacco di robe avrebbero potuto fare, peccato che non l'hanno fatto. Let's go, senza perderci in chiacchiere, let's go per il video. Raga, assurdo! Bombe! Bombe! No, raga! Bombe! Cioè, voce giapponese originale. Questo per me è il bundle più bello. Tra l'altro, figata che hanno messo Goku con varie forme. Questa è la Kamehameha che hanno aggiunto, e hanno aggiunto anche una nuvola Speedy che prende e vola via. Tra l'altro, qua, ragazzi, sopra il menu abbiamo la sfera del drago di Goku, la sfera con le 4 stelle. Se noi ci clicchiamo sopra, abbiamo queste cose. Io ho già completato il livello 1. In pratica dobbiamo completare varie cose per sbloccare quelle che sono varie emoticon. In totale andremo a fare tutta questa roba qua per sbloccare queste cose. Bomba, mamma mia! Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Attenzione, negozio oggetti. Prima di cominciare, prima di andare a shoppare, supporta un creatore, TechYT. Mi raccomando, ragazzi, per tutti quelli che utilizzano il codice creatore TechYT, taggatemi su Instagram, nello shop, nelle storie, per finire appunto nei prossimi video futuri. Attenzione, ditemi qui, ragazzi, quali bundle avete shoppato voi. A me questo pacchetto è quello che mi piace di più, perché ho visto la skin di Vegeta, ragazzi, e c'ha un testone gigante. Cioè, solamente la skin di Vegeta, raga, vi porta via 50% dello schermo. Cioè, ma con questa emoticon... Bombe! Cioè, con questa emoticon, ragazzi, andiamo a cambiare l'aspetto della skin. No, vabbè. No, la capsula dei Saiyan che scende giù. Il back del genio della tartaruga, raga. La nuvola Speedy. Tanta roba, ragazzi, questa roba qui, tanta roba. Allora, acquista come pacchetto. Allora, equipaggia. Equipaggia, equipaggia anche il bastone. Questo invece facciamo avanti. Hai capito, Beerus? Hai capito, Beerus, ragazzi? Questo equipaggia. Ok, fusione tutto. Dai, io direi che andiamo con questo, ragazzi. Che abbiamo la nuvola Speedy e tutto il pacchetto. Vai, andiamo con questo. Ah! Oh, raga, non mi fa shoppare! Si è verificato un errore durante la comunicazione con i server di gioco. Ma? No, raga, oh, oh, oh! Oh, ma a me non mi fa shoppare! Il pacchetto fondamentale ce l'ha fatto shoppare, ma perché questo pacchetto qua non me lo fa shoppare a me? Oh! Ah, li ho i V-Buck! 1.400, ce ne ho 2.200! No, raga, oh, ma che è sta roba? Dai, che sono pure Super Saiyan God, io, guarda qua! Ragazzi, ma anche voi non vi ha fatto shoppare? Oppure solamente a me? Tra l'altro, ragazzi, ho scoperto che se andiamo nella modalità gioca, vi fa riprodurre quelli che sono gli episodi proprio di Dragon Ball. Gli episodi qua, nel festival degli episodi di Dragon Ball Super. Boh! Raga, raga, fermi tutti, prima che apriamo questo, voglio assolutamente sbloccarvi un ricordo. Adesso vi sblocco un ricordo, ragazzi, in merito a Dragon Ball. Sulle madri! Vai a gare! Giù fa culo! Su! Bazu, bazu! Sulle madri!
giochi a nate. Madonna, è un gioco bellissimo. Madorgo! Mamma mia, che roba! Madonna, regà! Giocare! Questa roba, ragazzi, wow! Questo è un ricordo che ho deciso di sbloccarvi, ragazzi, inerente a Dragon Ball. Attenzione! No, Abde! Abde! Tutti quanti, anche qua nei commenti, tutti quanti, GG Abde! Grazie, Abde! Wow! Wow, bro! Let's go! Grazie! Grazie, bro! Acquista pacchetto. Oh, l'abbiamo sbaggato! Equipaggia questa, nuvola speedy! Wow, la nuvola speedy, ragazzi! LOL. Aumenta il tuo livello di potenza e guadagna ricompense, compreso il deltaplano di Sherron. Ho capito. Però io, prima di tutto, volevo effettivamente andare a vedere insieme a voi questa cosa qua che hanno aggiunto, ovvero degli episodi. Me lo guardo con tutti quelli che di voi arrivano. Tieni H. Ma che è? Oh! Perché non l'hanno fatto con Naruto? Ah, è il telecomando! No, vabbè, ragazzi, che figata! Oh, venite tutti, raga! No, vabbè, raga, bellissimo! Oh, l'ho messo full screen! Ah, ma è tipo un telefonino. Siamo sulla barca dove in pratica inizia Dragon Ball Super. E da qua ci sono tutti gli episodi. Episodio 81. Ma raga, ma ci sono tutti gli episodi. No, guardate che bellini questi qua che si vengono a guardare con noi. LOL. Sedetevi tutti in riga. Tutti in riga così, raga. Tutti in riga. Guardate, raga. Mamma mia, che figata. Guardate le mod su questo, ragazzi. Hey, sorry to cut right to the chase, but have you by chance heard of this thing called a Super Saiyan God? Mamma mia, ragazzi. Well, then I want to use my wish to... Ah, in pratica se tu vieni qua e guardi in full screen, sono dei geni, ragazzi. Complimenti per questa collaborazione che hanno fatto. Per me è la collaborazione migliore. Ditemi anche voi che cos'è che ne pensate, ragazzi, perché la collaborazione top del top che potevano fare è questa, ragazzi. L'hanno proprio fatta bene. Complimenti per come hanno fatto anche le skin, perché a differenza della skin di Vegeta, ragazzi, guardate che testone c'ha Vegeta. È troppo gigante, ragazzi, rispetto a Goku. C'ha anche i capelli molto più alti. Anche se in teoria Vegeta dovrebbe essere più basso di Goku, eh. Detto ciò, ragazzi, fatemi sapere nei commenti se avete visto tutti gli episodi. Io sinceramente di Dragon Ball Super no, perché mi sono bloccato fino a un certo punto. Qua sicuramente faremo molto presto un Tecnoid Dice, faremo molto presto un nascondino, perciò rimanete sempre aggiornati. Attivate sempre la campanella per non perdere i prossimi video. Ci vediamo al prossimo video.